Questione depuratore: con la nomina del soggetto attuatore si apre una nuova fase per la realizzazione dell'impianto. La Protezione Civile ha inserito il comune di Giare tra i beneficiari dei contributi per la prevenzione del rischio sismico, un avviso del sindaco Bonaccorsi, dà le istruzioni per accedervi. Calcio: Cireale bello di notte, 2-2 finora in notturna al Tupparello, Granata a caccia della terza domani contro il Città di Messina. Con Reporter, tra gli altri argomenti del nostro giornale, riflettori su ACI Platani, intervento sulla pubblica illuminazione con il ripristino dell'impianto in via Sacerdote Primavera. È cominciata ieri da Santa Maria La Stella la visita delle reliquie di San Sebastiano alle parrocchie del territorio sant'antonese. Parleremo poi di scuole, di orientamento, primo appuntamento ad Acireale con scuole aperte, open day questa mattina nell'istituto comprensivo Galileo Galilei. Questo è altro all'interno del nostro giornale che andiamo ad aprire. In primo piano la questione depuratore, sentiamo. È stato definito un atto che sblocca la questione depuratore che dà inizio al nuovo iter per la realizzazione dell'impianto. Parliamo dell'annuncio comunicato ieri durante la conferenza stampa dei deputati regionali Angela Foti e Nicola D'Agostino, il conferimento ufficiale dell'incarico di soggetto attuatore all'assessorato regionale alle infrastrutture nella persona del dirigente Fulvio Bellomo, per la realizzazione appunto dell'impianto di depurazione. Sono trascorsi decenni da quando si è iniziato a discutere del depuratore consortile che avrebbe dovuto servire 11 comuni del comprensorio acese e più di 160.000 abitanti, ma ad oggi l'impianto di depurazione acese non ha ancora una localizzazione, dato che i vecchi progetti sono stati bocciati dal Consiglio Comunale, mentre il percorso alternativo, pensato da tanti, quello che i reflui confluissero a Pantano d'Arci, è stato stoppato da Catania e dal dirigente del Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana. I tempi sono già scaduti da mesi. Acireale, così come tanti altri comuni e la stessa Regione Siciliana, è sotto infrazione. Bisogna trovare in fretta una soluzione che sia sostenibile e compatibile con le esigenze del territorio. Toccherà al dirigente Fulvio Bellomo dipanare la matassa. Anche il Ministero aveva, come dire, provato a commissariare in questo caso la Regione, quindi tutti i comuni che erano indietro per la realizzazione del depuratore. Ci giunge la notizia che se ne occuperà il dirigente delle infrastrutture, dottore Bellomo, direttamente, e quindi non possiamo che essere sereni, perché finalmente l'iter progettuale di individuazione parte, e speriamo che nel giro di qualche anno si avvii, diciamo, la realizzazione di questo depuratore, che ritengo sia importante ai fini dell'ambiente, della tutela ambientale del nostro territorio, e anche perché la comunità europea ci insegue e quindi dobbiamo assolutamente realizzare il depuratore. In città intanto si festeggia la notizia dell'assegnazione dei 3 milioni di euro per i danni causati dalla tromba d'aria di novembre. Una parte di questa somma, come abbiamo già detto ieri, sarà utilizzata intanto per riparare il Teatro Maugeri e il Palazzetto dello Sport di Corso Italia, e poi le strade, le scuole, gli impianti di illuminazione, in particolar modo di 3 quartieri della città che più di altri hanno risentito dal passaggio della tromba d'aria: Santa Caterina, il Suffragio, la parte alta di Corso Italia, nei pressi dell'area COM. Continuano sotto questo profilo anche le segnalazioni da parte dei residenti in merito ai disagi subiti. Ultima in ordine di tempo quella riguardante i disservizi dell'illuminazione pubblica nell'area compresa tra Corso Savoia e Via Caronda. In questo punto ci segnala
una residente, l'illuminazione danneggiata dalla tromba d'aria non è stata mai ripristinata. Lo stesso problema si presenta poi nella frazione marinara di Santa Tecla. La speranza dunque è che le buone notizie giunte ieri da Palermo possano dare una spinta in più al fine di accelerare l'intervento di riparazione. E a proposito delle buone notizie, abbiamo raccolto ieri le testimonianze anche dell'assessore ai lavori pubblici Nando Ardita e del presidente del Consiglio Rosario Raneri. Il Consiglio aveva chiesto aiuto per la nostra città, ovviamente penalizzata, distrutta in parte dalla tromba d'aria. È arrivata finalmente questa buona notizia da parte della Regione Siciliana, che stanzia ben 3 milioni di euro per la città, per ripristinare tutti gli impianti pubblici e ovviamente per dare un aiuto economico anche ai cittadini che hanno subito rilevanti danni. Quindi un evento appunto che ci riempie di gioia, finalmente, ma già l'aveva ovviamente già fatto la Regione con la presenza appunto della Giunta regionale qui ad Acireale. La Regione ci dà questo grosso contributo che ovviamente allevierà i nostri problemi. Come già anticipato dal Sindaco, questi interventi finanziari saranno pianificati proprio in Consiglio. Sì, ovviamente ci sarà un passaggio in Consiglio Comunale e dobbiamo vedere come spendere queste somme. Innanzitutto, ovviamente dobbiamo spenderle per riparare il Pala Volcan, per riparare il Teatro Maugere, ovviamente per intervenire su tutti quei quartieri che hanno subito particolari danni, iniziando dal Suffragio per salire poi fino alla zona del centro storico di Corsa Italia. Dobbiamo ripristinare gli impianti di illuminazione, dobbiamo ripristinare il verde e questo ovviamente lo faremo attraverso un confronto all'interno del Consiglio Comunale, oltre al modo anche con cui intervenire a favore dei privati, perché ovviamente bisogna analizzare una per una tutte le domande che sono state presentate da parte dei privati. Senza dubbio un grande risultato che ci porta veramente in un momento di grande sofferenza economica a prendere un po' di respiro, specialmente per quanto riguarda le strutture pubbliche che hanno subito danni in quel 5 di novembre che veramente ci prospettava un futuro non sicuramente bello. Questi 3 milioni che arrivano ci danno veramente un momento di gioia. Devo dire grazie sicuramente ai deputati che si sono impegnati, a Nicola D'Agostino, ad Angela Foti, che hanno veramente dato un impulso affinché questo risultato potesse accadere. Dico ancora veramente grazie a nome di tutta la città, ai nostri due deputati. Speriamo che questo sia un primo passaggio per un futuro migliore. Restiamo ad Acireale. Nel 2015 il comune di Acireale avrà un bilancio comunale in cui per la prima volta i cittadini parteciperanno per una quota direttamente alla distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla comunità, con regole chiare e definite, volte a garantire la più ampia partecipazione. Sarà avviato un percorso di ascolto diretto della popolazione per la gestione e lo sviluppo del territorio. Il procedimento del bilancio partecipato sarà illustrato lunedì in conferenza stampa alle 11 al Palazzo del Turismo, alla presenza del sindaco Roberto Barbagallo, dell'assessore al bilancio Alessandro Oliva e del consulente economico dell'amministrazione, il dottor Salvo Nicotra. Cronaca nera, i carabinieri della stazione di ACI Sant'Antonio hanno arrestato un 42enne eseguendo così un ordine di misura cautelare emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo. L'uomo, già agli arresti domiciliari in una comunità alloggio di ACI Catena, deve scontare una pena di 4 mesi e 20 giorni di reclusione, poiché è riconosciuto responsabile del reato di danneggiamento commesso a Palermo. L'arrestato è stato posto nuovamente ai domiciliari nella predetta comunità. A Giarre la Protezione Civile ha inserito il comune tra i beneficiari dei contributi per la prevenzione del rischio sismico. Sentiamo.
Il sindaco di Giara, Roberto Bonaccorsi, ha emanato un avviso pubblico relativo ad interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati. Questo a seguito di una ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile, la numero 171 del 19/6/2014, riguardante contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2013, contributi per i quali il comune giarrese risulta tra i beneficiari della provincia di Catania. I cittadini interessati, proprietari di immobili ricadenti nel territorio comunale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando, così possono presentare la richiesta di incentivo con l'apposita modulistica disponibile sul sito internet del comune di Giarre. Le richieste però saranno ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite e non rientrano in graduatoria gli edifici oggetti di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data dell'1/12/2010. Gli edifici che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità, gli edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4 ed ancora gli edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, ed infine quelli realizzati o adeguati dopo il 1984. Le richieste, una volta presentate, saranno registrate dal Comune e trasmesse alla Regione, che provvederà ad inserire in apposita graduatoria di priorità. Per tutte le informazioni del caso ci si può rivolgere presso gli uffici del Servizio Protezione Civile in via Callipoli 442, accanto al campo di atletica leggera. Restiamo a Giarre, sarà emanato entro gennaio il bando per l'appalto del nuovo servizio di raccolta e gestione dei rifiuti. La gara sarà gestita dall'Urega. Una volta pubblicato il bando, poi dovranno passare 60 giorni e la gara quindi dovrebbe essere spedita intorno alla fine del mese di marzo. L'appalto di 24 milioni di euro circa per la gestione per 7 anni di tutti i servizi di igiene pubblica. Intanto però la raccolta differenziata resta al palo in città, nonostante fosse già stata avviata nei mesi scorsi in via sperimentale nelle frazioni di Macchia e San Giovanni Montebello. Molti cittadini continuano infatti a mischiare i rifiuti, i cassonetti sono stracolmi e gli operatori incontrano notevoli difficoltà. La speranza adesso è che il nuovo appalto porti quindi l'attesa svolta in un servizio pagato a caro prezzo dai cittadini giarresi. Le tariffe applicate nel comune delle Sette Torri infatti sono tra le più alte della provincia di Catania e c'è chi sostiene anche tra le più care d'Italia. Adesso ci fermiamo, spazio alla pubblicità, solo pochi minuti, torniamo subito. La festa di San Sebastiano in diretta su Etnespresso Channel dalle 6:50 del mattino, con l'apertura della cappella, la traslazione del fercolo sul baiardo, il pontificale. Alle 11 la trionfale uscita, l'arrivo in Piazza Duomo e la storica salita di San Biagio percorsa col fercolo in spalla. La trasmissione riprenderà alle 14:45 con l'arrivo del fercolo in Piazza Marconi a Chiazza e la benedizione dei devoti alla chiusura del mezzogiro. Appuntamento poi alle 20 con la diretta che riproporrà alcune fasi salienti della giornata, l'arrivo del fercolo sotto l'arco del Vescovo e si concluderà col passaggio da Piazza Duomo, l'entrata in chiesa e la chiusura della cappella. Le telecamere si riaccenderanno il 27 gennaio a partire dalle 19 con le fasi salienti dell'ottava. La festa di San Sebastiano in diretta su Etnespresso Channel, la TV al servizio della città di Acireale. Lotteria del Carnevale di Acireale. Acquista il biglietto e vota il carro vincente. Puoi vincere un'auto, uno scooter 125, un iPhone 5S. Lotteria del Carnevale di Acireale. Costo 3 euro, estrazione il 16 febbraio 2015. Acquistando un biglietto della lotteria, diventi sostenitore ufficiale del Carnevale e puoi votare il carro che più ti piace. In vendita presso rivendite di tabacchi, bar, ristoranti.
Il centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIM, via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale. Per info 095 60 48 83. GTE Informatica, un mondo di innovazione a portata di mano. GTE Informatica, vendita computer e accessori, assistenza tecnica, connettività ADSL, registrazione domini, siti web, networking, e-business services. GTE Informatica, via Kennedy 56, di fronte parcheggio Livatino, a Cireale. Collegati su www.gte.it. Le Monde Petit. Catania, da 0 a 12 anni abbigliamento in total look per cerimonia o per essere dolcemente elegante sempre. Angolo Outlet, per risparmiare e vestire sempre con eleganza. Da antiche ricette siciliane nascono artigianalmente dei liquori dal gusto unico. Le antiche delizie. Scegliamo con cura agrumi provenienti da agricoltura biologica, frutta, foglie e spezie non trattate per garantire la genuinità ai nostri prodotti. Sapore e colore sono il risultato di una macerazione del tutto naturale. Degustare uno dei nostri rosoli regala ai sensi immagini e profumi della nostra terra. Le antiche delizie, produzione artigianale di liquori, creme, marmellate, conserve, anche in elegantissime confezioni regalo. Vendita in grosso e dettaglio. Sede produzione a Valverde, in via dei Belfiore 4244. Le antiche delizie, i sapori della natura. Ripristinato ad Aci Platani l'impianto di illuminazione della via Sacerdote Privitera. Nei mesi scorsi la strada era stata oggetto del furto dei cavi elettrici. Si inizia a fare fronte ad Aci Reale alle problematiche provocate dal furto di cavi elettrici dagli impianti di pubblica illuminazione da parte di ladri che poi mettono il prezioso contenuto in rame sul mercato illegale, ricavandone delle somme, tanto da essere definito il tutto appunto oro rosso. La via Sacerdote Privitera, diramazione di via Rosario Messina da Ciplatani, è stata nei mesi scorsi oggetto delle poco gradite attenzioni di sconosciuti, lasciando in tal modo, nella totale oscurità, questo luogo abitato da decine di famiglie. Con l'arrivo dell'inverno e le minori ore di luce nel pomeriggio si erano perciò accresciute le preoccupazioni dei residenti, di cui tempo fa si era fatto carico il consigliere comunale Gaetano Di Mauro. La segnalazione formulata riguardo l'esigenza di ripristino dell'impianto ha trovato ora il dovuto riscontro, tanto da aver così ridato l'auspicata illuminazione alla via Sacerdote Privitera. Voglio ringraziare il sindaco Roberto Babbagallo, l'assessore Ardita, che con grande difficoltà sono riusciti a trovare i fondi. Come sappiamo, la via Sabato Sacerdote Privitera è rimasta al buio a causa dell'ennesimo furto di rame che in questa città stanno diventando sempre più frequenti. I cittadini, i residenti del luogo ora si sentono molto più tranquilli perché soprattutto a calare della sera avevano difficoltà a rientrare nelle proprie abitazioni. A breve verrà anche ripristinato l'impianto di Corso Italia parte alta che, come sappiamo, sempre per lo stesso motivo è a buio. Il Corso Italia è una zona importante perché è lo specchio di Aci Reale. Si tappano intanto ad Aci Reale le buche scaturite dalle piogge registrate nei giorni scorsi. Tutto bene se non fosse per il fatto che l'asfalto posizionato a caldo crea problemi alla viabilità, in particolar modo ai motociclisti, visto che si sparge subito lungo la strada. A segnalare la questione, la problematica, il consigliere comunale acese Francesco D'Ambra, che ha modo pure di lamentare la modesta durata di un simile intervento di rattoppo, ritenuto quindi davvero poco efficace. A tal proposito viene sollecitata una tempestiva azione volta a ripristinare le condizioni di sicurezza dell'asfalto e della strada.
Questo pomeriggio alle 16.30 nella Basilica Cattedrale di Acireale, celebrazione eucaristica durante la quale il Vescovo della Diocesi, Monsignor Antonino Raspanti, conferirà il mandato ai nuovi ministri straordinari della Santa Comunione per il triennio 2015-2017. Saranno poco meno di 200 i nuovi ministri straordinari che verranno istituiti, affiancando gli attuali altri ministri che già svolgono il loro servizio nelle 110 parrocchie della diocesi. Il braccio reliquiario di San Sebastiano è stato accolto ieri nel territorio di Aci Sant'Antonio, ospite della parrocchia della frazione di Santa Maria la Stella. È cominciato ieri il pellegrinaggio delle reliquie di San Sebastiano tra le parrocchie del comune di Aci Sant'Antonio. Si è partiti da Santa Maria la Stella, dove il braccio reliquiario è stato consegnato nelle mani del parroco Don Salvatore Coco dall'amministratore della Basilica di San Sebastiano, Don Carmelo Sciuto, tra l'altro ex parroco proprio della frazione. L'arrivo della reliquia in piazza è stato salutato dallo sparo di fuochi artificiali che hanno preceduto la partecipatissima celebrazione. Al termine della messa è seguita una veglia animata dalle associazioni e dai gruppi parrocchiali. Stamane la reliquia è stata portata poi in visita agli anziani e agli ammalati della parrocchia e nel pomeriggio sarà ancora esposta in chiesa per un ulteriore momento di preghiera animato dai giovani dell'azione cattolica presieduta da Giovanni Vasta. Quindi, dopo la messa delle 18, le reliquie lasceranno Santa Maria la Stella per essere portate nelle altre parrocchie del territorio sant'antonese. In occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Catena, ad Aci Catena, l'amministrazione comunale e l'associazione combattenti Reduci domani alle 10 renderà omaggio al monumento ai caduti con la deposizione di una corona d'alloro. Parliamo adesso di scuole aperte, si comincia dalla Galileo Galilei, questa mattina Open Day. Aprire la scuola a bambini e genitori facendo conoscere all'esterno le attività che quotidianamente vengono svolte. L'Open Day degli istituti scolastici acesi ha visto oggi protagonista la scuola media Galileo Galilei, che stamani ha accolto coloro che sono interessati a scoprire i punti di forza della scuola. Principali interessati chiaramente i papà e le mamme dei bambini che l'anno prossimo lasceranno le elementari. A illustrare loro le attività dell'istituto sono stati gli insegnanti e il personale scolastico che hanno sottolineato come gli studenti del Galileo Galilei siano costantemente coinvolti in un percorso formativo che va oltre la tradizionale didattica. A fare gli onori di casa è stata la dirigente Rosaria Maltese. È un'opportunità importante per la scuola, per il Galilei, perché è un momento in cui si veicola quella che è la mission della scuola e quindi quali sono le mete finali che la scuola si propone di raggiungere. Le abbiamo volute sintetizzare nelle 4 E, proprio per dare ai bambini già il senso di quelli che sono i valori importanti a cui noi teniamo e soprattutto il modo in cui noi vogliamo lavorare. La prima E è l'entusiasmo, perché ogni attività formativa deve passare da un momento di entusiasmo iniziale. La seconda E è l'empatia, perché questo misura la qualità delle relazioni umane e delle relazioni educative che passano nella scuola, che è ciò che fa di una scuola una buona scuola, perché una scuola può avere tantissimi spazi meravigliosi, però finisce col diventare una scuola vetrina se poi non si esprime nella qualità delle relazioni. In questo senso garantiamo formazione, riqualificazione del nostro personale, grazie anche al nostro centro di istruzione per gli adulti che monitora continuamente ed eroga formazione per i docenti e anche per il territorio, per i genitori. La terza è l'energia, perché ogni attività deve essere realizzata con un grado di energia e di forza che ci permette di arrivare fino alla meta finale. E l'ultima è l'eccellenza. La nostra scuola si propone di essere una scuola di eccellenza. Tutti possono arrivare al massimo, ognuno con la propria intelligenza. D'altra parte Gardner parlava di diverse intelligenze, non c'è solo un'intelligenza di tipo cognitivo, ci sono intelligenze motorie, estetiche, artistiche, musicali. E quindi la nostra in questo senso è una scuola che vuole offrire a tutti i tipi di intelligenza, a tutti i bambini, e in questo senso una scuola inclusiva, l'opportunità di essere una grande scuola, come la poesia di Gianni Rodari, che oggi abbiamo regalato in versione segnalibro a tutti i bambini che sono venuti all'Open Day.
Lunedì 12 gennaio dalle 10 alle 12 al Liceo Regina Elena di Acireale si terrà un incontro informativo dal titolo Dalle scuole superiori all'università, criteri per una scelta opportuna rivolta agli studenti delle quinte classi. Domani invece alle 19.30 al Teatro Comunale Leonardo Sciascia di Aci Buonaccorsi il Centro Culturale Don Francesco D'Urso inaugurerà la stagione teatrale 2014-2015 con la commedia in tre atti di Edoardo Scarpetta, Felice, maestro di calligrafia, presentata dalla compagnia teatrale La Compagnia Che Non C'è di Guardia Acireale. Una folta partecipazione di appassionati ha preso parte al concerto d'organo a Canne che si è tenuto nella Chiesa Madonna del Suffragio ad Acireale, proposto dal maestro Angelo Maria Trovato. Presentati brani di noti compositori e composti dallo stesso maestro Trovato sul tema della Annunciazione e Nascita. L'iniziativa rientra nell'ambito del programma messo a punto ad Acireale dall'Associazione Città Domani, presieduta da Carmelo Sciacca e sostenuta dal consigliere comunale accese Francesco D'Ambra. Diverse così sono state le manifestazioni che si sono concentrate sul quartiere San Michele, come l'arrivo di Babbo Natale con doni per i bambini e una tombola comunitaria per gli adulti. La chicca finale, dicevamo, questo concerto tenuto dal maestro Angelo Maria Trovato. La parrocchia del Santissimo Salvatore di Acireale invece celebrerà domani la festa del battesimo di Nostro Signore e la chiusura del tempo natalizio con un concerto in programma alle ore 19.30 dal titolo Note di Natale. La partecipazione al concerto è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. Sempre domani alle 19.30 concerto dell'Orchestra Galilei nella Chiesa San Paolo ad Acireale in occasione della celebrazione liturgica del battesimo di Gesù e a conclusione delle festività natalizie. Adesso ci fermiamo, spazio ancora alla pubblicità, nella terza parte lo sport, a tra poco. Roberto Vecchioni in concerto per i bambini della Guinea-Bissau. Il Rotary Club di Acireale, in collaborazione con la città di Catania e la città di Acireale, vi invitano a contribuire ad un progetto per i bambini della Guinea-Bissau. Roberto Vecchioni in concerto. Martedì 27 gennaio ore 21 al Teatro Massimo Bellini di Catania. Prevendita circuito box office Sicilia. Info 095 72 25 340. Roberto Vecchioni, un grande artista per una piccola opera di bene. Cosa si mangia oggi? È una domanda che non mi pongo più da quando ho scoperto Carne e Natura. Basta solo andarci e scegliere tra le centinaia di proposte preparate giornalmente. Solo prodotti nostrani e di qualità. La carne bovina e suina proviene dagli allevamenti dell'azienda agricola acese Messina. I polli ruspanti e le uova da allevamenti all'aperto. Scegli i prodotti nostrani e sai cosa mangi. Carne e Natura. Macelleria, salumeria, preparati alimentari. Via Giovanni Verga 8284 Acireale. Telefono 095 764 8448. Da 35 anni al servizio della buona tavola. Progettare, conoscere, scoprire energie rinnovabili, robotica, multimedia, ambiente e territorio. Istituto di Istruzione Superiore Statale Galileo Ferraris Acireale, sezioni industriale e geometra. L'unico della provincia con indirizzo chimica materiali e biotecnologie. C'è la tecnologia nel tuo futuro. Elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Nella sezione geometri, costruzioni, ambiente e territorio.
Mario Quattrocchi Legnami, 40 anni di storia dedicati al legno. Compensati, legnami esotici, parquet, pannelli lamellari e listellari, multistrati e tutto ciò che concerne il legno. Mario Quattrocchi Legnami, oggi in promozione, travi lamellari con certificazione a 469 euro a metro cubo. Servizio taglio su misura gratis per chi ha ascoltato questo spot. Basta dirlo. Mario Quattrocchi Legnami, dei fratelli Quattrocchi, ad Aci Sant'Antonio in via Giovanni Pascoli 10, a Tre Mestieri Etneo in via Etnea 374. Per info 095 792 1593 o 741 0698. La festa di San Sebastiano in diretta su Etna Espresso Channel dalle 6.50 del mattino, con l'apertura della cappella, la traslazione del percolo sul Baiardo, il pontificale. Alle 11 la trionfale uscita, l'arrivo in Piazza Duomo e la storica salita di San Biagio percorsa col fercolo in spalla. La trasmissione riprenderà alle 14.45 con l'arrivo del fercolo in Piazza Marconi a Chiazza e la benedizione dei devoti alla chiusura del mezzogiro. Appuntamento poi alle 20 con la diretta che riproporrà alcune fasi salienti della giornata, l'arrivo del fercolo sotto l'arco del Vescovo e si concluderà col passaggio da Piazza Duomo, l'entrata in chiesa e la chiusura della cappella. Le telecamere si riaccenderanno il 27 gennaio a partire dalle 19 con le fasi salienti dell'ottava. La festa di San Sebastiano in diretta su Etna Espresso Channel, la TV al servizio della città di Acireale. Eccoci tornati in diretta, terza parte del nostro giornale, lo sport, il calcio. La Cireale riceve domani il Città di Messina. Sentiamo. Anno nuovo, vecchia voglia di vincere. La Cireale si appresta a bagnare il 2015 casalingo domani ricevendo al Tupparello il Città di Messina. Gara in programma in notturna alle 17, così come tutte le partite interne dei Granata, da qui a termine della stagione. D'altronde, giocare sotto i riflettori finora ha acceso la fame degli acesi, sempre vittoriosi nelle gare notturne al Tupparello quest'anno, prima contro il Giarre, poi contro il Vittoria. A Cireale bello di sera dunque, e domani pronto ad indossare ancora una volta il vestito migliore. Contro i messinesi infatti, terzultimi in classifica, 2 punti nelle ultime 9 partite, ultima vittoria datata il 19 ottobre scorso, mancare i 3 punti. Sarebbe un disastro. C'è da mantenere il posto playoff, magari renderlo più solido, magari mirare anche un tantino più in alto e programmare l'attacco al terzo posto, attualmente occupato dallo Scordia del neo direttore sportivo Santo Palma, che con la Cireale poi non si è lasciato proprio benissimo. Contro il Città di Messina, insomma, mister Ricca ha un solo risultato a disposizione, vincere, e per farlo potrà contare sul recupero di Truglio, assente a Castelbuono per un attacco influenzale, e Parachi, ristabilitosi dopo l'aggressione pre-gara subita domenica scorsa. Assenti sicuri invece saranno Di Nicolò e La Piana, infortunati, e Capitan Ricca, squalificato per 2 turni dal giudice sportivo, e assente anche nella trasferta di Barcellona Pozzo di Gotto. Vincere dunque, approfittando magari di un passo falso del Vittoria, impegnato contro un Giarre in cerca di punti ossigeno e galvanizzato dal pass ottenuto in settimana per la finalissima regionale di Coppa Italia, e dello Scordia, di scena in casa di un Rosolini rimaneggiato per via delle squalifiche, ma affamato di punti salvezza. Capolista Siracusa invece a Modica per una partita a Marcord d'altri tempi, l'inseguitore Milazzo in casa contro la sorpresa castelbuonese. Sogno playoff infine per il Via Grande, che vincendo in casa contro il Taormina ed in concomitanza di un mancato successo del Vittoria a Giarre, si ritroverebbe, quantomeno per una settimana, in piena griglia spareggi. E dopo aver conosciuto il quadro completo nel massimo campionato dilettantistico, il torneo di eccellenza, uno sguardo adesso invece anche agli altri campionati. In promozione, terza giornata di ritorno in programma nel girone C, la settimana del derby.
ACI San Filippo Reallaci con i secondi nettamente favoriti. I realini infatti arrivano dal netto successo sul Torre Grotte, forti del più 3 sulla zona playout. I catenoti invece sono reduci da ben 5 sconfitte di fila. In classifica sono fermi al penultimo posto. Gara in programma alle 14.30 al Bottino. Nella gara d'andata fu il Reallaci ad aggiudicarsi il derby con un netto 3-0. Continua poi la lotta al vertice tra Sporting Taormina e Trecastagni, prima e seconda divise da 3 punti. I primi ospitano un ACI Sant'Antonio mentalmente tranquillo, i secondi ricevono il Città di Randazzo impelagato nella lotta a salvezza. Attenzione infine all'altro derby etneo dagli obiettivi opposti, San Gregorio Atletico Pedara, salvezza da una parte, playoff dall'altra. In prima categoria, turno favorevole per la capolista Milo che domani ospita il Maletto, terz'ultimo in classifica e ha possibilità di allungare in vetta, anche perché il calatabiano gioca a bel passo contro una squadra in piena lotta playoff. L'Adrano riceve l'Ostica Russo Calcio, il Biancavilla gioca a Bronte, campo da sempre difficile per tutti. In chiave salvezza invece all in per l'ACI Bonaccorsi, domani in casa contro il Real Tremestieri, ultima spiaggia per entrambe le formazioni per ritornare in corsa per la salvezza, ritrovandosi attualmente rispettivamente in penultima e ultima posizione, parecchio distaccate dal resto delle rivali. ACI Catena di Scena infine ad Agira per testare le proprie ambizioni playoff. In seconda categoria in programma la prima di ritorno che mette subito di fronte ACI Platani e Zafferana. Derby sentito e per di più scontro diretto, prima contro seconda, distanziate da soli 3 punti. Gara prevista al comunale alle 17 con il Mascalucia alla finestra e pronto a piazzare il colpo a sorpresa in casa contro un modesto Santa Domenica Vittoria. Obiettivo playoff invece per il Santa Venerina, domani in campo ad Adrano, mentre l'Atletico ACI San Filippo va a caccia domattina alle 11 al Bottino della quarta vittoria di fila contro la SD Viola. Vincere significherebbe pure inserirsi nella corsa agli spareggi promozione. Adesso uno sguardo agli altri sport nel servizio che segue. Finite le feste, smaltiti i panettoni, scartati i regali, è tempo nuovamente di sport. Dal calcio al 5 al volley, passando per il basket. Nella Serie A2 di Futsal, ad esempio, Acireale è impegnato oggi alle 15 in casa di una delle 3 capoliste del girone B, la Carli Sport Cogianco. Prima partita del girone di ritorno, granata che hanno assaporato fino all'ultimo boccone la vittoria ottenuta nel derbissimo col Catania, nell'ultima uscita del 2014, granata. Adesso decisi a ripartire con un altro botto, stavolta di inizio anno. All'andata i romani si imposero al Palavolcan per 6-2, ma oggi potrebbe essere un'altra storia, anche perché è fuori casa che i ragazzi di coach Samperi danno il meglio di loro, nonostante l'assenza oggi pesante di capitan Musumeci squalificato. Senza nulla da perdere, dunque, l'ACI Reale al cospetto di una corazzata, con rispetto ma senza timore reverenziale. Nel calcio a 5 di Serie C2 invece il Reallaci riparte con la voglia di riprendersi un posto playoff, ricevendo oggi alle 16.30 al San Luigi l'Atene Calcio a 5, impelagata nella lotta salvezza, mentre la Trinacria in casa alle 14.30, sempre al San Luigi, se la vede contro il Montalbano, che in classifica vanta 19 punti come gli acesi. Nel volley poi l'Aquila Cireale ricomincia da uno scontro diretto per la salvezza, in programma nella 9ª giornata del campionato di Serie B2 maschile. Acesi impegnati domani alle 18 a Spadafora contro il Fiamma Calvaruso, penultima forza del torneo e temibile, soprattutto nel palazzetto di casa. Coach Petrone però da domani potrà contare su un innesto di livello, arrivato durante le vacanze natalizie, Walter Bonsignore, schiacciatore, con tanti anni di B alle spalle e proveniente dal Città di Via Grande. Nella pallavolo femminile Serie C invece la Liberamente ACI Catena gioca oggi alle 18.30 a Bruno,
Cucoli contro il fanalino di coda Pallavolo Augusta. Avversario più ostico di quanto si possa pensare quello siracusano, perché agguerrito e affamato di punti salvezza e soprattutto facile da sottovalutare, soprattutto per chi, come le Liberelle, è reduce da 3 vittorie di fila, una delle quali, l'ultima, è valsa la conquista del pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Servirà dunque la Libera Mente delle ultime uscite per continuare la striscia positiva, così come servirà il miglior basket acireale per avere la meglio domani del Green Basket Palermo, quarta forza della Divisione Nazionale C. Gara in programma alle 18 nella palestra del CUS Catania. Accesi, che da sesti in classifica e lontani dalle parti basse della graduatoria, possono giocare senza l'assillo del risultato. E chissà che con la tranquillità del nulla da perdere non ci scappi pure qualche sorpresa di inizio anno. Siamo in conclusione, andiamo a sentire insieme le previsioni meteo per la giornata di domani. Previsto cielo sereno, venti moderati e mari quasi calmi, temperature in leggero rialzo, comprese tra 12 e 17 gradi. Siamo al termine, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, Etna Espresso Channel, TG Reporter. Ci vediamo lunedì alle 13:40. Buon fine settimana.